Vicepresidente Brianza, lei ha relazionato sul rendiconto 2018, ha detto un rendiconto molto oculato anche quest'anno, perché? Un rendiconto oculato che conferma che il Consiglio regionale Lombardo è un ente efficiente ma anche dove ci sono grandi risparmi. Siamo la terza assemblea legislativa del paese, dopo Camera e Senato ricordiamoci che il Consiglio regionale Lombardo è il più grande d'Italia, eppure sa mettere in atto grandi efficienze e soprattutto grandi risparmi, perché quest'anno si abbassa ulteriormente il costo per i cittadini lombardi. Infatti questo ente costa solo 2,38 € annui a cittadino, contro i 2,48 € dell'anno scorso, quindi un ulteriore risparmio, un ulteriore ribasso. Ma in questo efficientamento, in questo risparmio, siamo riusciti anche ad avere un avanzo di 450.000 euro che come Consiglio regionale abbiamo destinato ancora ai cittadini lombardi e alle fasce più deboli, per cui 200.000 euro verranno destinati per realizzare spot sulle TV locali per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani e alle persone deboli, per informarli, per fargli sapere che cosa succede, per dargli gli strumenti per reagire, per evitare che anziani e persone in difficoltà siano soggetti a queste truffe che purtroppo troppo spesso si perpetrano i loro danni. E altri 240.000 euro invece a favore di bande e cori, perché in Regione Lombardia ci sono numerosissime bande, altrettanti numerosi cori, perché sono magari la prima porta di accesso alla musica per tanti giovani e per imparare anche a suonare uno strumento, perché animano i nostri paesi e le nostre città, perché sono un modo per avvicinarsi alla musica e alla cultura in modo facile e semplice. Allora meritano il nostro sostegno, il nostro contributo, la nostra vicinanza e quindi questo ordine del giorno per destinare queste somme per divise, spartiti, perché no, strumenti e quindi per tutto ciò che serve a queste realtà per continuare a fare il loro grande lavoro sociale e culturale. Anche quest'anno c'è uno spazio però per le malattie rare. Le malattie rare, abbiamo oltre 1,5 milioni del bilancio del Consiglio regionale che è stato destinato alla ricerca per contrastare le malattie rare. Questa somma che è stata stanziata e così indirizzata vedrà a breve l'emissione di un bando da parte della giunta regionale, proprio perché le malattie rare, per quanto i numeri a volte siano inferiori e quindi si parla meno, se ne discute meno, non fanno tanto audience, ma devono avere tutta la nostra attenzione, altrettanta dignità e tanta ricerca per cercare davvero di superarle.